credo, di ladri, i cittadini truffati, i risparmiatori che hanno perso tutti i loro soldi con il decreto salva banche, protestano di fronte alla sede storica di Banca Etruria. Hanno inviato una lettera a tutti i concittadini, a tutti gli italiani, insomma, per denunciare quello che è accaduto a loro, alle loro famiglie. Poi c'è anche un'associazione che si chiama proprio Vittime del Salva Banche. Insomma, uno scandalo, dicono, tutto italiano, una vergogna, e le storie da raccontare purtroppo sono davvero tante. Io sono disoccupata dal 2006, ho avuto i genitori anziani e molto malati, e avevo questi po' di soldi per poter far fronte, anche se ho bisogno di qualcosa per mio babbo e la mia mamma è deceduta, mi ha lasciato questi po' di soldi, e io sinceramente siamo rimasti quasi senza niente. Abbiamo paura anche di tenere quei pochi soldi alla banca, perché abbiamo paura di mangiare anche quelli, però non li possiamo portare nemmeno a casa, perché abbiamo paura che qualcuno ci sfondi la porta e ci massacri in casa. Ci hanno portato via i soldi di tre generazioni. Tre generazioni, del mio babbo e la mia mamma, che c'hanno, la mia mamma è morta a 80 anni e il mio babbo ce n'ha 86 e c'ha l'Alzheimer. Hanno portato via i miei risparmi e anche quelli della mia figliola, che ha 29 anni, che si è laureata e ha fatto mille sacrifici per mettere da parte 20.000 euro, a 100 euro per volta che gli dava la sua nonna, e gli hanno portato via anche quelli. Basta, io non ho più niente la da dire. La rabbia più grossa verso chi ce l'ha? Io la rabbia più grossa è di chi è riuscito a fare questo, però non posso dire nomi perché ho paura che mi mangiano anche la casa, così poi non ho nemmeno i soldi per pagare l'affitto e sono a posto. Ah, io erano 40 anni che avevamo il conto, mio babbo aveva il 47 di numero. Dopo l'ho dovuto cancellare perché è deceduta la mia mamma, gliel'hanno rifatto nuovo. Se no lui aveva il 47. Io ho 40 anni che nel paese c'era il signore che lavorava qui alla banca centrale, che noi gli portavamo i soldi, lui ci faceva il versamento e ci riportava la cedola. Se avrà avuto fiducia in questa banca, me lo dica lei. Ladri! Vergogna di fuoco! Vergognatevi! Era un anno e mezzo che noi lo dicevamo! Siete dei ladri, sapevate tutto! Siete dei truffatori! Siete dei truffatori, dei delinquenti! Stavano dicendo che andava tutto bene! Dicevano che andava bene! Fino all'ultima settimana ci hanno detto state tranquilli. Ci hanno convinti semplicemente, quando siamo andati in banca a fare questo prodotto, no, ci hanno offerto il prodotto, ci hanno detto è un prodotto tranquillo, dunque è un prodotto che dura 5 anni, per dire, quindi chi dice che è speculativo ci offende, perché in 5 anni le speculazioni non si fanno in 3 giorni, va bene? E poi dicevano questo prodotto è tranquillo, bisognerebbe che fallisse la banca, ma quando mai una banca fallisce? Non si è mai visto, non lo permetterebbero assolutamente, cioè era un'ipotesi remota e inverosimile. E quindi noi, da risparmiatori semplici e tranquilli, si è fatto questo prodotto a un rendimento poco più che normale, tranquilli, ecco quello che è successo. E io sono per ridare tutto a tutti, cioè non, qui non ci deve essere fondi di solidarietà, perché la solidarietà la faccio io a uno che trovo per la strada. Non accetto che mi si faccia della solidarietà, mi si deve ridare, restituire il torto e basta. Ladri, 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 ladri! Dateci tutti i soldi, sono risparmiati! Ladri di me! Non me ne fido di nessuno, no, delle banche. Quanto tempo era in Banca Etruria? Io fino da avrò avuto, che ne so, 15-16 anni, quando ho cominciato a lavorare. Ho fatto l'operaio. Sicché capisci che un operaio non è che tanti soldi se li può mettere da parte, no? Facile pegare l'operaio pensionati. Non è che, l'ho detto. Cosa le avevano detto per convincerla a prendere questi prodotti? Che erano sicuri, che andavano bene, erano sicuri. Ma non è che ci andavo anche spesso in banca, non è che... Però erano sicuri, andavano bene. Non ti preoccupare, che io va bene. Poi all'ultimo, invece non è andato bene, che i soldi non ci sono più. Lei si è fidato della persona, diciamo... Sì, con la quale... ecco, ho parlato in banca.
con quello che pensa, insomma, ecco. Ti prendevo delle obbligazioni io. Nero su bianco, l'1%, capito? E mi sembra che sono uno che specula. No, infatti, c'è gente che specula. Ha capito? Io, cioè, i soldi li ho sempre sudati, come credo la maggior parte della gente che lavora, no? Allora, andavo in banca, qui io non voglio rischiare niente. Il guadagno facile non mi è mai piaciuto, perché dietro al guadagno facile a me mi hanno sempre insegnato che c'è qualcosa di losco e non mi è mai piaciuto. Non mi ha voluto rischiare, dice no, qui non si rischia niente, ma scherza, qui sono sicuro, venga, anzi erano loro invitati a prenderle. Avevamo il bollino, diciamo così, della Consob e di Banca d'Italia. Ve l'hanno mai fatti vedere queste? No, assolutamente niente. Io non sapevo nemmeno cosa era il MIFID, l'ho scoperto ora. Queste obbligazioni. Come l'hanno convinte? Se guadagnava un pochino di più, erano buoni, non erano pericolosi. Cioè, gliel'avevano assicurato che non erano pericolosi? Sì, sì. Assicurata, sì. Caro amico e concittadino, come ben saprai, moltissimi risparmiatori italiani, concentrati in particolar modo tra Umbria e Toscana, stanno vivendo e vivranno a lungo una situazione di grave disagio economico e personale che penalizzerà anche l'intero territorio. I quattro istituti bancari salvati dal governo italiano con il decreto salvabanche hanno truffato ed ingannato i loro clienti risparmiatori e Banca d'Italia e Consob sono complici con loro di non aver vigilato e attivato le procedure corrette e necessarie per evitare questa colossale truffa ai danni dei risparmiatori. Oggi, 28/12/2015, siamo qui davanti alla sede operativa principale di Banca Etruria di Arezzo per 1. Protestare contro le truffe perpetuate dalla vecchia Banca Etruria ai danni dei propri clienti e risparmiatori. 2. Protestare contro l'indolenza della nuova Banca Etruria nel trovare una soluzione per le vittime di questa criminale manovra. 3. Farti sapere che i tuoi risparmi non sono al sicuro e che il sistema bancario italiano non è stabile, ma in balia di un'Unione Europea dispotica, di un governo che non è in grado di tutelare i suoi cittadini ed istituzioni, quali Banca d'Italia e Consob, che hanno conflitti di interesse talmente grandi da ingannare volutamente il risparmiatore italiano. Ti invitiamo quindi, attraverso canali diversi dalla stessa banca, a verificare lo stato di salute della tua banca, di capire quali siano le reali caratteristiche contrattuali di ogni tuo eventuale investimento, anche se per esperienza questo non significa più niente, di capire cosa comporterà esattamente ai tuoi risparmiatori ed investimenti l'entrata in vigore del bail-in da gennaio 2016. Di tutelare i tuoi diritti e i tuoi risparmi, perché in Italia ormai appare ovvio non sono al sicuro. Noi stiamo trasferendo quello che rimane dei nostri risparmi nelle filiali italiane di banche estere o alle poste italiane. Se desideri essere sempre informato su quello che sta realmente succedendo al sistema bancario italiano, richiedi di iscriversi al nostro gruppo Facebook Vittime del Salvabanche e collegati al nostro sito internet www.vittimedelsalvabanche.it. Associazione Vittime del Salvabanche. Voglio fare un augurio. Mi devi mettere il microfono, per favore? Voglio fare un augurio per 2016. Che i nostri soldi servano a svuotare le farmacie. E il governo Renzi dovrebbe tutelarci noi, non essere contro di noi, andare a colpire i veri colpevoli. Allora crediamo nel governo e nelle istituzioni. Così se ci buttano in piazza con questo freddo, tra l'altro non siamo neanche giovanissimi, e continuano a considerarci degli speculatori, è questo che fa male. È questa l'Italia che vogliono, è questa l'Italia che vogliono. Loro sono terroristi. E questa è l'Italia che vogliono loro, sì, bell'Italia hanno rovinato, 130.000 vittime, diceva se è salvato 7.000 correttisti, ma andate in culo, a spese mie l'avete salvati. Tutte le banche salteranno, hanno tutti i bilanci gonfiati. È inutile che li salvate per decreto, abbiamo i nomi e i cognomi,
sappiamo dove abitate, sì, questa è la prova democratica, poi stiamo arrivando, vi veniamo a prendere tutti, uno per uno vi veniamo a prendere, questo, grazie, andiamo tutti, questo è il rispetto delle regole, se voi non le rispettate vi veniamo a prendere, sappiamo i nomi e i cognomi, i salvataggi non si fanno per decreto, si fanno per strada, perché noi vi veniamo a prendere, non abbiamo niente da perdere, sappiamo chi siete, non abbiamo più niente da perdere, sono i soldi dei nostri figli, se voi pensate che noi molliamo così, voi sbagliate, bravo, non vi salveranno i decreti, senza paura. Sappiamo dove abitate, duri fino alla fine, lotta fino dura alla fine, senza paura, senza paura, senza paura. Sono 10 anni, sono 10 anni, sono 10 anni che voi avete studiato questa operazione e sono 10 anni che vi fate parare il culo dalla politica con i salvacondotti. Sono 10 anni che avete studiato questo. Adesso noi non rispettiamo più le regole se voi queste regole non le rispettate. Approfittate di questa occasione che vi diamo, perché poi gli stessi del CDA andranno a chiedere scusa a noi. Stiamo arrivando.